C'è un'altra donna molto vicina a Matteo Messina Denaro. C'era un rapporto epistolare molto intenso tra Matteo Messina Denaro e Laura Bonafede, figlia del boss di Campobello Leonardo Bonafede e moglie dell'ergastolano Salvatore Gentile. Emerge dall'indagine sulla cattura di Matteo Messina Denaro. La scoperta nasce dal ritrovamento al padrino di Castelvetrano di una lettera a diario scritta da una persona che si firmava con lo pseudonimo di Cugino per proteggere la sua vera identità. È diretta a Messina Denaro. In principio i carabinieri non sanno chi sia Cugino, ma poi scoprono un pizzino scritto il 14 gennaio, due giorni prima dell'arresto del boss stesso. Nel pizzino Messina Denaro risponde a un precedente messaggio di Cugino. Ci siamo visti da vicino e anche parlati, scriveva il capo mafia all'interlocutore. Mi avrai trovato invecchiato e stanco. A me ha fatto piacere vederti e parlarti. Cercavo di tenere la situazione sotto controllo, ma non ho visto niente di pericoloso. Certo, c'è da vedere cosa ha pensato la fetta formaggi, perché a te ti conosce e sa che tipo sei, a me mi conosce di vista come cliente, ma non sa nulla. Certo, ora che mi ha visto parlare con te sarà incuriosito di sapere chi sono. Il termine a fetta formaggi insospettisce i carabinieri, che si ricordano che nel covo di Campobello di Messina Denaro c'era uno scontrino della COP del 14 gennaio. A quel punto acquisiscono le immagini interne del negozio e vedono Messina Denaro davanti al banco dei salumi parlare con Laura Bonafede. È la svolta nella identificazione di Cugino che fa rivalutare tutta la corrispondenza scoperta.